L'estate volge al termine, ma i nostri consueti appuntamenti della Polisportiva Messina continuano. Ed oggi il nostro ospite, l'avvocato Gianni Pino, sindaco del comune di San Filippo del Mela, è qui con noi per chiacchierare, per raccontarci un po' del territorio, della valorizzazione del territorio, della bellezza del territorio che lui rappresenta come istituzione. Gianni, cosa ci racconta? Buonasera a tutti. Ed io, buonasera sindaco. Sono contento di essere qua, in una splendida location, siamo sullo stretto. Sul mare. Già questo, anche se l'estate sta finendo, speriamo che finisca prima possibile, vista la grave siccità e il grave disagio dell'emergenza idrica. Niente, noi abbiamo, secondo me, viviamo una delle terre più belle del mondo. Probabilmente non riusciamo a venderla, se possiamo utilizzare un termine corretto, o comunque a promuoverne lo sviluppo delle enormi potenzialità. E quindi su questo volentieri ci possiamo confrontare, su quelle che possono essere le iniziative. Io ricordo che da sempre, per quanto riguarda la Sicilia, Messina, la provincia, si parla proprio di questa coniugazione, no? Cioè l'industria del turismo e dell'agricoltura in particolare, visto che tra virgolette mancherebbero le grandi industrie, che poi tra l'altro devo dire la verità, ultimamente in Italia mancano un po' dappertutto, perché tutto è diventato francese, olandese, tedesco, ma dico a prescindere da questo. Ecco, queste industrie che noi abbiamo in mano, agricoltura e turismo, e anche lei diceva poco fa, ci vorrebbe qualcosa in più per sponsorizzare, diciamo, per pubblicizzare quello che è il marchio Sicilia e quindi anche il marchio Messina. Secondo me soprattutto il marchio Messina. Messina dovrebbe essere, Messina intesa anche come provincia, dovrebbe essere la porta della Sicilia, la porta del Mediterraneo. Conosciuta l'importanza dello stretto di Messina anche per i transiti navali, delle navi mercantili, quindi da sempre, soprattutto da quando c'è il canale di Suez, e anche da questo punto di vista non riusciamo ad intercettare quasi nulla. Il problema è, io sono in una terra dove c'è la grande industria, e non è che sia poi bella la grande industria, dove c'è non la vogliamo togliere per non perdere livelli occupazionali, dove non c'è non la mettiamo più. Ora il problema è quello invece di capire in che maniera intercettare tutti i segmenti dello sviluppo turistico, per esempio. Il turismo deve essere destagionalizzato, non si può pensare di poter, l'esempio tipico era la fiera campionaria di Messina, 15 giorni di fiera, poteva mai essere sostenibile 15 giorni di fiera? Allora, se però, invece, c'era. Però c'era. Però c'era. Però è stato quello, non destagionalizzare gli eventi e comunque non riuscire a creare qualcosa attorno ha fatto perdere pure quello. E quindi bisogna intanto incominciare a pensare di intercettare alcune fonti di tipologie di turismo, che so, turismo religioso, turismo congressuale. Noi siamo in una terra bellissima, io per esempio, per dire, a parte lo stretto che è meraviglioso, ci sono stato l'altra sera per motivi personali qui e ho veramente ammirato lo stretto, ma anche per dire l'arco, il golfo che va da Patti, da Capo Tindari a Capo Milazzo, è meraviglioso, ricco di storia, ricco di quant'altro, con di fronte le isole Eolie. Chiunque verrebbe volentieri da aprile, perlomeno da aprile a novembre, a fare convegni, e comunque anche vedi, la presenza Gianni Pino, della Madonna Nera. Tu hai un'esperienza importante da amministratore, oltre che sindaco, sei stato anche assessore. Sono quindi stato assessore provinciale, consigliere provinciale. Perfetto. Sì. E naturalmente tutto supportato anche da una competenza di carattere giuridico, perché sei un avvocato, quindi sei un operatore del diritto. Quindi io mi chiedo e ti chiedo, quanto può essere importante una norma, una legge che crei una sorta di coordinamento tra questi territori, tra questi comuni, che spesso sembra che non dialoghino, mi spiego, sembra quasi che ci sia una sorta di interruzione nella comunicazione, no? A voler proteggere il proprio piccolo orticello. E allora se invece creassimo una sorta di sinergia, proprio che abbia questo obiettivo strategico, no? Della valorizzazione di questa bellezza, cosa ne pensa Gianni Pino? Allora, intanto ringrazio di tu, mi consenti certo. di darti tu. Perché hai beccato, io sono un ex amministratore provinciale, pur da sindaco ho sempre una mentalità che va oltre la municipalità. Noi non possiamo mai pensare ad uno sviluppo integrato che non sia uno sviluppo che non tenga conto della municipalità e che superi i margini della municipalità, è solo il comparto che riesce a fare questo.
Io non penso che il problema sia delle leggi, il problema è riuscire a far capire agli amministratori che bisogna agire facendo squadra, facendo governance, come dice, un termine più carino. Moderno? E come? Col dialogo? Ecco, ti faccio un esempio. Noi per esempio in un bando, Messina è arrivata terza, la provincia di Messina, un bando Sogge per i comuni di questo patto per lo sviluppo, in tutta Italia Messina è arrivata terza e ci sono state molte aggregazioni di comuni. Noi per esempio abbiamo fatto un progetto con 8 comuni della zona del Milazzese con capofila Milazzo per la valorizzazione delle terre di Federico II da offrire come comparto turistico, quindi una nuova identità di un comparto turistico che si vuole proporre anche per storia e cultura, e abbiamo ottenuto un finanziamento di 1.450.000 euro. Ecco, da lì sta partendo, deve partire, così come l'ha ottenuto con Messina, Brolo e anche altre aggregazioni. Da lì sta partendo questa idea di aggregazione ed è un'idea di aggregazione. Ti faccio un esempio: quando io ero assessore è uscito un altro importante bando e io allora da assessore ho cercato di fare in modo che le proposte venissero dal basso e sono state individuate 4 macro aree che hanno un ambito ottimale, diciamo, che è l'area dei Nebrodi, l'area della fascia tirrenica che arriva fino a Messina, la città di Messina e quindi questi primi 3 e poi l'area del versante ionico, certo, che arriva fino a Catania. Allora abbiamo fatto sul PIR 4 progetti e tutti e 4 finanziati, quando in Sicilia ne finanziavano in tutto 12, con queste proposte che venivano dal basso e che addirittura arrivavano da Cereale a Giave. Ma pensa tu, Giovanni, quanta potenzialità che spesso viene non utilizzata, quindi lo so, certo. Assolutamente sì, perché se tu pensi ci sono dei posti che hanno problemi di recettività perché non hanno gli alloggi anche nel periodo estivo e magari accanto invece di chiamarsi Milazzo si chiama Barcellona Pozzo di Cotto, San Filippo, c'è tanta recettività che non viene utilizzata perché non c'è questo interscambio territoriale. Ecco, per quanto riguarda questo interscambio territoriale, quali sono le problematiche maggiori tra i comuni, comune e città metropolitana, regione, lasciamo perdere lo Stato, ma restiamo nel nostro ambito che è comunque una regione di 24.000 chilometri quadrati naturalmente, allora, ha le sue grandi esigenze, perché talvolta il dialogo, me lo faccio dire, manca perché ci sono posizioni politiche, io sono di destra, tu sei di sinistra e abbiamo difficoltà e magari non si fanno ovviamente gli interessi del territorio e quindi del cittadino. Ecco, ci sono queste problematiche, dovremmo superarle. Io penso che le conosce perfettamente, cioè, il sindaco. Io penso che manca, intanto è una provincia con 108 comuni, è più difficile fare il sistema rispetto a Ragusa, che è una provincia che ne avrà 12, se non ricordo male. Decisamente. Quindi manca intanto la provincia, perché la provincia non va bene così, ecco, come ente con un governo. Le manca la provincia? Ecco, assolutamente la sì. Era anche una domanda che avevamo perché la provincia era un ente di coordinamento. Intermedio, l'altro importante. Io dicevo sempre che la provincia, proprio per rafforzare quello che abbiamo detto, è un ente senza municipalità, perché qualunque cosa ottenga la provincia ha una ricaduta su una municipalità, su un territorio che è di un altro comune. I sindaci fortunatamente abbiamo superato le appartenenze politiche, quando c'è da fare squadra riusciamo a farlo. Il problema è forse nella nostra mentalità, noi siamo troppo individualisti e molte volte è questo che ci blocca, non riusciamo a fare squadra, a fare sistema e questo ci frega rispetto ad altre regioni che hanno molto ma molto meno e riescono a fare veramente. Sto apprezzando, Jenny, la schiettezza del sindaco di San Filippo del Mela, veramente. Decisamente. Perché ci stiamo confrontando in maniera interessante, non dico costruttiva, ma interessante. Però si era vociferato qualche tempo addietro, poi non meno tanto remoto, di riproporre, di ricostituire le province. Mi pare che questa cosa è rimasta un po' nei cassetti, no? E lì è stato un po'. Ecco, lì è intervenuta probabilmente la politica. Appunto, già, ecco, stiamo facendo un ragionamento. Lì hanno bocciato una proposta politica siciliana, sì. Una proposta di legge. Ecco, lì sì. Però io vado oltre anche. Per esempio,
Si è tentato in passato, ma dobbiamo riprenderlo. Ma anche l'area dello stretto, tornando sul tema. L'area dello stretto, anche pensare ad uno sfruttamento di questo, di questa parte di mare, e non solo di mare, ma anche di tutte le bellezze che sono sulla terra rispetto al mare, potrebbe riuscire, mi permetto di dirlo per la città di Messina, a superare quello che è una mancanza di identità determinata da tre terremoti importanti che hanno raso al suolo Messina. Quindi i terremoti non abbattono solo gli edifici, ma cancellano anche la memoria. Però Messina è stata ripopolata, divino, dalla tutta la... Però non abbiamo delle opere che ci ricordano le nostre... La memoria. Quindi ricompattare quest'area dello stretto, io vedevo l'altra sera, presuppongo che lì al pilone c'era questo piccolo porticciolo per le barche, che probabilmente erano le barche che in passato a remi consentivano l'attraversamento dello stretto. Ecco, incominciamo a pensare, noi abbiamo avuto la fortuna di avere una terra bellissima. Io ho sempre detto, la Sicilia è come una bella donna, una bellissima donna, però ahimè rimane zitella, non riesce. Però ce l'abbiamo delle caratteristiche. Tutti la vogliono, ma poi alla fine. Però perdonatemi, abbiamo delle caratteristiche che ci rendono unici al mondo. Non ci dimentichiamo che comunque è l'unica regione dove comunque abbiamo un Parlamento siciliano, e in uno Stato nazionale non possono coesistere due parlamenti. Il più antico d'Europa. Il MIS, Movimento Indipendentista Siciliano, anche quello ha rappresentato una voglia di riscatto. Per Messina, che ti posso dire che probabilmente la prima riunione del parlamentino siciliano si è tenuta a Milazzo. Pensa al castello, alla cittadella di Milazzo. Non ricordo con certezza, però mi sembra che sia così. È un sogno del cassetto del sindaco? Se volesse, diciamo così, condividere con noi qualche progetto che potrebbe essere realizzato o che c'è già in piedi? Allora, un sogno nel cassetto mio, visto che adesso i capelli bianchi ce l'ho pure io, allora è chiaramente un sogno per i nostri figli, per dire ai nostri figli: vi stiamo trasferendo una terra bellissima, noi non abbiamo fatto buon uso, cercatene di farne un uso migliore voi. Per quanto riguarda la possibilità di una progettazione assieme, io penso che anche l'aspetto della comunicazione sia importante, e quindi anche lì superiamo i documentari, superiamo le cose che non servono più a promuovere, muoviamoci sui social con qualcosa di nuovo, free e interessante, e anche lì possiamo pensare di realizzare assieme dei progetti di promozione territoriale. Ed è un progetto che ci vuoi così magari anticipare? Anni fa, c'è lo volevo fare anni fa, me l'hanno consigliato i ragazzi, devo essere onesto, per promuovere il comparto territoriale. Dice: usciamo dai documentari, facciamo un po' di reality e un po' di fiction. Quindi pensiamo dei ragazzi che vanno al castello di Milazzo o al castello di Santa Lucia del Mela, incontrano una persona anziana, parlano di Federico II, da lì finisce il reality e inizia magari il processo a Pier della Vigna con una fiction. Quindi questo crea, oppure con Garibaldi, con Caio Duilio, il Naulogo, questo crea quella sorta di fascino che ci consente di inserirli sui social web e sui social network. Poi alla fine siamo finiti alla comunicazione, ai media. Vedi quanto è importante. E anche al futuro dei media rapportato alle nuove esigenze che nascono dai social. Ed è una riflessione che noi facciamo quotidianamente anche nel nostro piccolo. Ed è anche la capacità di un messaggio immediato, struttura. Perché adesso i giovani hanno la necessità di avere un messaggio diretto, ma in uno spazio molto breve. Molto sintetico. Un'ultima battuta, visto che siamo alla fine, siamo sintetici, grazie intanto per la sua partecipazione. Vabbè, pensierino su San Filippo, la zona milazzese vostra, una riflessione sul tema. Io ho fatto una cosa, avendo la grande industria, e anche l'industria è come se fosse il terremoto che cancella tutto, cancella la memoria, invece è lì da solo da 60 anni. I primi 5 anni io li ho impiegati per dire: non è solo industria, è pure bellezza, è pure questo, è pure quell'altro. Adesso dobbiamo, questo messaggio che è passato molto forte, dobbiamo cercare di renderlo più concreto e attuare, fare tutto per far sì che la gente venga. Abbiamo ottenuto un primo risultato, i nostri giovani non si spostano più. E già questo è vivono nel nostro importante territorio, e quello già è tantissimo. È già importante, e noi lo ringraziamo, il sindaco Gianni Pino, che ci ha condiviso tutti questi, diciamo, progetti, idee, che effettivamente per noi è un aspetto molto importante. Buon lavoro per la sua sindacatura, grazie Gianni Lello, grazie alla Polisportiva Messina che anche oggi
ha ospitato questa puntata di Circus. Noi siamo quasi alla conclusione, perché avremo la prossima settimana l'ultimo appuntamento di questo, come dire, di questa iniziativa estiva, che ce la siamo tirata anche per il mese di settembre. Adesso però bisogna siamo ancora in estate, ormai siamo momenti. Dobbiamo prepararci a questo. Grazie a tutti. Arrivederci, buona serata a tutti. Grazie.